con umiltà, con sacrifici, si deve lavorare sul settore giovanile. Cioè oggi noi per costruire un attico bello da vedere bisogna prima costruirci sotto dei fondamenta belle e stabili per poter lavorare nel tempo e non fare un progetto annuale che poi a fine anno si sgonfia e non esiste più. Per cui bisogna remare tutti dalla stessa parte. Cioè io da calciatore sono sempre stato quello che si è messo sempre davanti a quelli più deboli, non ho mai avuto problemi al confronto con i tifosi, perché il dialogo è la cosa migliore, non è, anche nei momenti brutti il dialogo è la cosa migliore, l'importante è che ci sia critiche costruttive, cioè noi le critiche distruttive per il male del toro, perché chi fa critiche distruttive fanno soltanto male più che altro alla maglia, perché il mister, la società, il direttore vengono e vanno, i colori rimangono a voi, per cui io come direttore che sta lavorando bene, si sta impegnando, la società che ci sta mettendo tanta passione, ho conosciuto delle persone eccezionali negli ultimi giorni, lo staff che è stato scelto da noi tutti e tutta gente scelta anche da me professionalmente molto brava, ce la metteremo tutta per dare tutte le soddisfazioni possibili a questa piazza. Però io l'unica cosa che chiedo è un po' di pazienza, perché ovviamente stiamo partendo da zero, non c'è niente qua, materiale tutto da rifare, il presidente sta rifacendo tutto da zero, per cui bisogna costruire questa ossatura, bisogna porre le basi per un futuro roseo. Ecco, tutto ci qua. Può presentare lo staff? Allora, Francesco è il fisioterapeuta. Lo diamo al direttore. Passo la parola al direttore Andrea. A parte mi allaccio un secondo al discorso del mister, anche per me un ritorno, insomma, una piazza dove ci sono state delle emozioni che sicuramente non si potranno dimenticare, insomma, un po' di cose particolari da giocatore. Quello che possiamo dire è che ci siamo buttati in questa nuova avventura insieme con il presidente e con i nuovi dirigenti con un entusiasmo incredibile, cercando di ricostruire appunto dalle fondamenta, dalle basi, iniziando dal settore giovanile, pian piano costruiremo secondo me un progetto che avrà un futuro. Non saranno sei mesi in cui bruceremo tutto quello che abbiamo a disposizione, ma cercheremo di garantire alla città di Nardò un futuro calcistico importante. Fondamentalmente i tifosi meritano e vogliono questo. La scelta di Mosca insieme al presidente, con i tre Maurizi, dico io, è stata subito insomma così condivisa, perché a parte le capacità umane crediamo che sia un uomo di campo, uno che si è fatto da solo, uno che ha lavorato e che non ha bisogno insomma di presentazioni in questo senso. Abbiamo cercato di mettergli a fianco persone, a parte l'entusiasmo dei giovani, e abbiamo il fisioterapista che è Francesco Fioretti, che insomma, è una persona che ha lavorato già con noi l'anno scorso, con il Copertino, un ragazzo che ha voglia di lavorare, riteniamo anche un professionista serio. C'è Tonio Guida, che è il preparatore dei portieri, che ha già lavorato con il mister l'anno scorso, i preparatori atletici che sicuramente conoscerete meglio di me, due professionisti del settore, insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Il dottore sicuramente ci darà una mano in questo, Ronsino Mele, che sarà insomma il nostro punto di riferimento, oltre al presidente, li conoscete già.